Pace e bene a tutti nella divina volontà. Cari figli e figli di Dio, ecco, ringraziamo proprio Gesù della sua presenza e questa sera in questa catechesi vogliamo proprio chiedere a Gesù che possa parlare al nostro cuore. Vogliamo proprio consacrare tutto quanto proprio alla Madonna e proprio con fede, perché questa catechesi e toccherà un argomento molto molto delicato, allo stesso tempo meraviglioso, e che porterà, sono sicuro, tanta guarigione e tanta consolazione soprattutto alle donne e ai bambini, ma proprio alle famiglie anche. La diciamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii tu il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie ordinarie e straordinarie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, in catene ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per perdere le anime. Padre, nel nome di Gesù, fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo. Padre, nel nome di Gesù, fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo. Padre, nel nome di Gesù, fa che tutto in noi sia restaurato, guarito, santificato dallo Spirito Santo. Allora, cari figli e figli di Dio, in questa catechesi continuo a leggere questo libro, Guarire la ferita più grande. E siamo probabilmente al settimo capitolo e c'è un argomento incredibile. In questo capitolo si parla in particolare dei bambini persi appunto a causa della morte. E inizia proprio questo capitolo con la preghiera per un bimbo perso per aborto spontaneo, no? E poi le prime pagine parlano di come la Chiesa fino adesso in qualche modo ci ha parlato, no? Con quale cura Dio tratta queste creature, no? Nella tradizione della Chiesa si parlava che questi bambini appunto vivessero uno stato che si chiama limbo, ma poi a un certo punto, anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, si dice chiaramente che questi bambini e vanno affidati alla misericordia di Dio, e questo ne troviamo conferma perché se voi prendete il messale, nel messale c'è la messa per i bambini morti prima del battesimo, quindi non ancora battezzati. Quindi la Chiesa ci invita a pregare per questi bambini, e in particolare qual è lo scopo, no? Rifacendomi a quello che dice San Giovanni Paolo II, no? Proprio sulla dignità della persona. E lui dice che ogni essere umano ha il diritto di essere trattato come persona, quindi fin dal concepimento. E quali sono le caratteristiche di una persona? Che si deve sentire accolta, quindi di solito si accoglie, gli si dà un nome. Infatti, quando si porta un bambino a battezzare, di solito si chiede la prima cosa: che nome date al vostro bambino? Cioè il primo segno di accoglienza nella Chiesa, nel Regno dei Cieli, no? Nel libro della vita si viene scritti per nome, si dice nella Bibbia. No? Quando si presenta un bambino a battezzare, non è che il prete dice chi è, come lo chiamiamo, o, cioè nel senso genericamente, no,
lo chiamiamo Giulia, lo chiamiamo Piero, lo chiamiamo, cioè è una persona, e il nome indica proprio questo segno di accoglienza come persona. E come i defunti, come per i defunti si prega, si fanno dire le messe, nessuno vieta che a una creatura si facciano dire le messe, solo che invece di essere morta a 70 anni è morta a pochi giorni nel grembo. Ma sempre persona e sempre diritto all'amore anche spirituale, alla comunione dei santi, in qualche modo ha. Infatti la Chiesa ci spinge a credere che Dio trova per loro, appunto, anche non essendo battezzati, trova per loro una via di salvezza. E ci rifacciamo anche a San Tommaso d'Aquino, che dice una cosa molto bella, che è spettacolare. Questa non vale solo per i bambini, ma vale in generale. Sentite che bello. San Tommaso d'Aquino ci dice che il nostro grande desiderio di pregare per una persona è un movimento dello Spirito Santo dentro di noi ed è un segno che Dio desidera salvarla. San Tommaso d'Aquino, Summa Teologica 2.2, Questi 83, articolo 5, ad 1. Ecco, questo è bellissimo. Quando voi vi sentite spinti, ecco perché la Chiesa si sente spinta a pregare per i bambini anche non battezzati. Perché lo Spirito Santo la invita a credere che tutto è possibile presso Dio e quindi a credere che Dio abbia una via e un miracolo di misericordia, perché Gesù ha detto in Matteo 19,14: lasciate che i piccoli vengano a me e non allontanateli, perché di essi è il regno dei cieli. Gesù ha detto proprio che di essi è il regno dei cieli, no? Quindi, e questo ci fa proprio sperare, credere, come ci insegna la Chiesa, a pregare per loro, credendo che non è inutile pregare, non è che preghiamo credendo che non serve a niente, ma se preghiamo è perché crediamo che serve per la loro felicità eterna. Allora adesso comincio a leggere questo libro che ci spiegherà come non soltanto i bambini nati prima del battesimo o defunti, ma i bambini in generale, anche quelli che grazie a Dio possono nascere su questa terra, hanno bisogno di guarigione fin dal concepimento. Allora adesso inizio a leggere perché il capitolo è molto lungo, ma io non ho l'ansia di doverlo finire, perché la cosa importante è testimoniare queste meraviglie che Gesù ci vuole dire. Poi se lo faremo in due catechesi invece di una non succede niente. Allora inizio subito. Il primo paragrafetto, io ho saltato le prime pagine perché voglio andare proprio al nucleo, con la cosa che più mi interessa predicare nel nome di Gesù, e però questo è molto importante perché serve proprio per il bene delle creature e delle famiglie. Mentre alcuni hanno creduto che non si poteva pregare per i bambini perché erano nel limbo, altri hanno creduto che essi non avevano bisogno di preghiere perché riposavano comodamente in paradiso. Ma spesso, quando cominciamo a pregare per i bambini che non sono nati, li vediamo o avvertiamo che essi sono pieni di luce e che diventano sempre più sani. Può aver bisogno di guarire un bambino non venuto alla luce? Vabbè, questo qua praticamente già l'ho detto, sì, la Chiesa ci insegna che si può pregare, quindi a posto, andiamo a continuiamo con quest'altro paragrafo che dice: ricerca prenatale, ferite, ricordi. Ecco, questo ascoltate bene perché è veramente una meraviglia, ci sono non si sa quante note in questo libro a dimostrazione di queste cose dette. Come sappiamo che i neonati hanno bisogno di guarire? Quindi qua si parla di neonati che hanno bisogno di guarire, eh? Sentite che meraviglia. La ricerca prenatale ha dimostrato che il feto nel grembo materno può vedere, sentire, gustare, sentire dolore, sognare e piangere. Ecco, quindi vedete, attraverso questa catechesi il Signore ci insegna a fare discernimento e a riconoscere che quello che dice la Chiesa proprio è proprio vero, che fin dal concepimento il bambino è proprio una persona. Già dalle prime fasi è in grado di vedere, sentire, gustare, sentire dolore, sognare e piangere. Considerate che per ogni parola che ho letto c'è la nota di rimando di cose scientifiche, non è che si scherza. Continuo a leggere.
La ricerca indica anche che il feto è in grado di ricordare e sostiene che la memoria può essere presente anche al momento del concepimento. Una volta la scienza medica sosteneva che un bambino non era in grado di ricordare prima dei 2 anni, perché il suo sistema nervoso centrale era troppo immaturo. Questa opinione cominciò a cambiare nel 1948, quando David Spelt provò che un feto era in grado di apprendere una reazione condizionata a un rumore forte e ricordarla fino a 3 settimane. Quindi vedete, cioè, si possono ricordare le cose, naturalmente non si ha l'autocoscienza. Cioè, io mi posso ricordare, che ne so, di un rumore, ma non lo so collegare al fatto, magari, in cui è avvenuto questo rumore. Cioè, il bambino si può ricordare la sensazione del rumore e il ricordo del rumore, ma non si può ricordare che stavo in macchina con la mamma dentro il grembo, che ne so, vicino al bar di zio Peppe. Perché questo bisognerebbe avere autocoscienza per ricordarsi tutto questo, no? Quindi l'uso di ragione, la Chiesa ci insegna che c'è verso i 7 anni, no? Però le percezioni e quindi i ricordi possono essere registrati a livello inconscio, anche se poi praticamente a livello cosciente uno magari non li sa collegare con i fatti precisi dove sono avvenuti. Oggi ci sono parecchie teorie per spiegare come un feto riesce a ricordare, forse anche dal momento del concepimento. La teoria di Karl Pribram è che la memoria dipende dalle molecole di proteine nella singola cellula piuttosto che dalle connessioni neurali complesse, e quella di Ian Watts è che la memoria è immagazzinata in un corpo spirituale che accompagna il nostro corpo fisico. Va bene, queste naturalmente, sottolineo, sono teorie. Una delle illustrazioni più drammatiche della memoria nel grembo materno è il lavoro dello psicologo dottor Andrei Feldman. Egli aveva 3 pazienti che tentavano di suicidarsi nello stesso periodo ogni anno. Le date sembravano non avere alcun significato finché il dottor Feldman si rese conto che ognuno di loro tentava il suicidio in un periodo che corrispondeva all'anniversario del loro secondo o terzo mese nel grembo materno. Impressionante questa cosa, lo racconta anche il dottor Kenneth McCall, che una persona, mi sembra, tentava il suicidio sempre lo stesso giorno dell'anno e poi si scoprì che in grembo la madre in quel giorno aveva tentato di abortirlo. Quindi era come se la persona recepisse il ricordo di quel fatto, anche se poi non sapeva spiegarsi perché gli veniva voglia di suicidarsi, non aveva questa autocoscienza. Quando indagò sulle loro storie, scoprì che le date dei tentativi di suicidio erano le date in cui la madre di ognuno di essi aveva tentato di abortire. Vedete, lo dice pure qua, impressionante. Non solo le date erano coincidenti con il ricordo dell'aborto, ma anche il metodo era simile. Cioè, questo è importantissimo. Un paziente, la cui madre aveva cercato di abortire usando un ago acuminato, tentò il suicidio con una lama di rasoio. Un altro, la cui madre aveva usato un medicinale, tentò il suicidio con un'overdose di droga. Quando i pazienti del dottor Feldman si resero conto che le loro idee suicidie erano in realtà ricordi dei tentativi delle loro madri di ucciderli, furono liberi dall'impulso di commettere suicidio. Vi rendete conto? Quindi l'idea del suicidio che questi bambini percepivano da grandi non era un'idea loro, ma era l'idea che avevano assorbito a livello inconscio quando la madre gli ha trasmesso la sua voglia di ucciderli. Quindi l'idea della madre si è trasmessa al feto. Vi rendete conto? Questa è una cosa pazzesca, cioè siamo fatti come un prodigio da Dio noi, veramente. Il dottor Frank Lake, fondatore del movimento di teologia clinica in Inghilterra, simile alla direzione spirituale pastorale degli Stati Uniti, dedicò molto della sua vita a curare persone come i pazienti del dottor Feldman che risentivano degli effetti traumatici dei ricordi di esperienze prenatali e di quelli legati alla nascita. Quindi si parla di esperienze prima di nascere, quindi nei 9 mesi in grembo,
Quindi vi rendete conto? Ecco perché a volte prima si diceva che le nonne dicevano alle donne incinte di non guardare film brutti. Perché? Perché come il latte, come la mamma mangia il cibo e quel cibo diventa latte che dà al bambino, così a livello in qualche modo spirituale le cose brutte che lei immagazzina in quel periodo, se sono molto intense soprattutto e sono ripetute, possono diventare idee che come il latte si trasmettono al bambino, che poi se le ritrova a livello inconscio, pensando che sono sue, magari gli viene la voglia di suicidarsi, appunto, e invece non sono idee del bambino, ma sono praticamente idee che vengono da fuori e che lui ha assorbito. Questo è importantissimo. Dopo aver lavorato con migliaia di pazienti, arrivo a credere che i più gravi disturbi della personalità, psicosi, potevano essere intracciati nei traumi prenatali, che andavano specialmente dal concepimento ai primi 3 mesi di gravidanza, vi rendete conto, i primi 3 mesi, neanche gli altri. Altri psicologi come R.D. Lange, David Chick e D.S. Winnicott concordavano che il grado di sofferenza sperimentato da un feto può essere tanto grande quanto la sofferenza di un adulto che arriverebbe a commettere suicidio piuttosto che ricordare. Qual è la differenza fra un fede e un adulto? No? Che l'adulto, se c'è una grande sofferenza adesso, la sa ricollegare, cioè gli è morta, che ne so, la sorella, uno, e sa che quel grande dolore è legato alla sorella. No? Il bambino invece sente tutta la sofferenza, ma non sa collegarla a qualcosa. E quindi quando è grande sente un'angoscia e non sa spiegare perché, non la sa collegare a niente. Sente il sentimento, ma non sa collegarla a un fatto. E questo è in qualche modo una sofferenza ancora più grande, perché se tu sai la ragione di una sofferenza, quantomeno sei la ragione, ma se non la sai, in qualche modo ti senti ancora più confuso e minacciato in qualche modo, perché non sai da dove viene, no? L'intensità del trauma del feto è tanto grande perché i suoi ricordi sono molto primitivi. Uno psichiatra parla della memoria del feto come un ricordare a livello viscerale, perché il feto ha soltanto fortissime impressioni, senza alcuna capacità di estrinsecarle, rendendole così particolarmente intense, diffuse e pervasive. Che tipo di cose ricorda il feto? Poiché la vita di un bimbo nel grembo materno è tanto legata intimamente alla vita di sua madre, i ricordi del feto sono collegati alle esperienze e alle reazioni della mamma. Questa relazione può essere ben compresa dal punto di vista fisico perché è basata su trasferimenti ormonali e chimici attraverso la placenta. Ecco, vedete, addirittura ci sono spiegazioni proprio scientifiche, chimiche. Ogni emozione che proviamo produce cambiamenti ormonali e chimici nella nostra circolazione sanguigna. Cioè, avete sentito? Ogni emozione che si prova quindi produce dei cambiamenti anche fisici. Cioè, è incredibile questa cosa. Quando una donna incinta prova paura, rabbia, gioia, serenità, eccetera, i cambiamenti degli elementi chimici nel suo sangue vengono condivisi dal suo bambino. Ecco, allora, vedete, questo spiega come si può trasferire una cosa dalla mamma al bambino. È impressionante questa cosa. Ci può essere anche una comunicazione psichica tra madre e figlio per mezzo della quale essi possono cogliere reciproci pensieri. Nello stesso misterioso modo in cui qualsiasi coppia di persone che sono in intimità possono sapere ciò che l'altro sta pensando. Beh, adesso, questa teoria, soprattutto negli adulti, è spiegata attraverso i neuroni specchio, nelle nuove ricerche. Dimostrano che si può percepire lo stato d'animo di una persona attraverso i neuroni specchio, una cosa proprio dimostrata da esperimenti, insomma. Nel suo libro La vita segreta del bimbo non, allora, nel suo libro La vita segreta del bimbo non ancora nato, dottor Thomas Verney fornisce esempi di donne che poco prima di un aborto spontaneo venivano avvertite in sogno dal loro bambino che stavano per abortire. Mamma mia, questa è una cosa incredibile. Mamma mia, questa è una cosa quasi commovente, pensate, una cosa incredibile. Quanto presto madre e figlio possono condividere le loro sensazioni è dimostrato da un esperimento in cui alle donne incinte veniva detto che il loro bambino non si muoveva.
Ogni donna si allarmava e pensava che qualcosa non andava, e dentro pochi giorni il feto, osservato con gli ultrasuoni, scalciava, evidentemente in risposta alla paura della mamma. Mamma mia, incredibile questa cosa. Quando un bambino viene esposto a stress nell'utero materno, anche per breve tempo, egli dimostrerà un crescente livello di attività per parecchie ore. Quindi vedete, la madre è stressata e il bambino produce un aumento di attività per varie ore, proprio come se, non come se, avverte praticamente lo stress della mamma. Ma questo si vede anche quando un bambino deve essere allattato. Se la mamma è nervosa, spesso il bambino non accetta di essere allattato, finché non si calma. Cosa succede a un bambino che viene esposto a stress per un lungo periodo di tempo? Il feto, la cui madre è sottoposta a un grave e prolungato stress, ha un tasso di attività aumentato fino a 10 volte. E quando questo periodo di disordine psichico dura per settimane, le medie orarie del movimento del feto sono enormemente aumentate durante l'intero periodo. L'effetto sul bambino può essere così grande da fargli persino perdere la vita. C'è un'incidenza più alta di nascite di feti morti tra le donne soggette a grave stress durante la gravidanza, per esempio donne senza l'appoggio di un marito o della famiglia. È la mancanza d'amore. La mancanza d'amore uccide, non è che si scherza. Non a caso San Giovanni dice: chi odia il fratello è omicida. Il fratello si può odiare sia direttamente, ma anche facendogli mancare quello che gli serve per vivere. Se i bambini di tali madri vengono alla luce, essi tendono a essere irritabili e iperattivi e hanno alla nascita un peso inferiore, funzioni gastrointestinali compromesse e disturbi del sonno e della nutrizione. Sono questi bambini che medici e genitori chiamano difficili. I sintomi persistono nell'infanzia e neonati iperattivi difficili diventano bambini iperattivi difficili. Quindi vedete, anche quando si dice questo bambino iperattivo, bisognerebbe fare veramente una preghiera da guarigione del grembo, perché ricordiamoci sempre che noi impariamo per insegnamento. E quindi se un bambino ha imparato certe reazioni, le ha imparate per insegnamento, o diretto o indiretto, o trasmesso anche inconsciamente. Il dottor D.H. Stout ha compiuto la più lunga ricerca per datare i perduranti effetti dello stress prenatale. Scoprì una diretta correlazione fra certi tipi di stress nella madre in gravidanza e successivi problemi fisici e psichici del bambino. Il tipo di stress che aveva l'effetto più negativo era la tensione prolungata nella relazione coniugale. Vedete, il bambino avverte pure quando i genitori stanno in lite e stanno in tensione. L'effetto di malattie fisiche, incidenti o anche la morte di congiunti non reggono il confronto con gli effetti della discordia nella coppia. La cosa più grave che grava sui bambini è la discordia nella coppia. Nel suo studio su oltre 1300 bambini e le loro rispettive famiglie, il dottor Stott scoprì che una donna con un rapporto matrimoniale sempre in tensione corre il rischio di avere un figlio con problemi fisici ed emotivi maggiore del 237% rispetto a una donna che vive una serena situazione di coppia. Un esempio che conferma la ricerca del dottor Stott è quello di una madre 17enne che fu costretta dai suoi genitori a sposare il padre del suo bambino e dopo si ritrovò a vivere con un alcolizzato, un bruto che la picchiava continuamente. La ragazza lasciò suo marito, ma egli continuò a tentare di costringerla a ritornare a casa. Arrivò perfino a gettare un mattone contro il vetro della sua finestra. Il bambino vomitò sangue e morì 24 ore dopo la nascita. L'autopsia rivelò 3 ulcere peptiche. Mamma mia, povera creatura, pensate, gli era venuta l'ulcera in grembo. Signore mio, perdonaci, guarda. Per fortuna i feti possono assorbire e ricordare non solo i traumi, ma anche l'amore e la sensazione di benessere. Oh, alleluia, alleluia. I bambini naturalmente non è che assorbono solo le cose brutte, assorbono soprattutto direi quelle belle, grazie a Dio, perché noi siamo fatti per il paradiso, per le cose belle. Per esempio, Boris Brott è un direttore d'orchestra che riuscì a suonare le parti di violoncello tratte da alcuni brani di musica che non aveva mai visto prima, come se già conoscesse il pezzo.
Venne a sapere dalla madre violoncellista che si trattava di pezzi di musica che lei aveva suonato quando era incinta di lui. Pensate, la recente ricerca scientifica conferma che il feto non solo sente e reagisce alla musica, ma interagisce con essa e riesce a distinguerne i vari tipi. L'amore dei genitori è l'unica e più importante cosa che i figli raccolgono nell'utero materno e può superare gli effetti negativi di molti stress e di molti traumi. Il dottor Franz Wellman, uno scienziato olandese che sviluppò l'autonomia, la scienza del tatto, insegna ai genitori a compiere gesti affettuosi verso i loro figli non ancora nati. Una madre o un padre può comunicare con il feto dal quarto o quinto mese di gravidanza mettendo la mano sul ventre. Se trasmette il suo amore specialmente attraverso la mano destra, il bambino comincerà a muoversi sulla destra dell'utero e girerà la testa fino a sotto la mano destra. Mamma mia, pensate. Se poi la madre farà la stessa cosa con la mano sinistra, il bambino si sposterà a sinistra e girerà la testa a sinistra. In questo modo la mamma potrà cullare il bambino. Se lo fa alla stessa ora ogni giorno e manca di farlo una volta, il bambino comincerà a scalciare come se protestasse per questa momentanea perdita di comunicazione amorosa che ha imparato ad aspettare. Mamma mia, pensate, questa cosa è incredibile. È incredibile questa cosa. La tradizione cristiana. La tradizione cristiana sa che il feto può assorbire sia ferite che amore. Il significato della dottrina del peccato originale, secondo San Tommaso d'Aquino, è che ognuno di noi soffre per gli effetti del peccato, perché dal momento del concepimento ognuno di noi è stato ferito, poiché è stato esposto a un amore che non è perfetto, cioè il peccato originale. Forse è questo il motivo per cui molti gruppi cristiani includono una preghiera di esorcismo nel rito del battesimo, chiedendo che il battesimo sia liberato da ogni male che abbia già incontrato durante i suoi 9 mesi nel grembo materno. Infatti, la nostra Chiesa Cattolica, quando si fa il battesimo, c'è prima l'esorcismo battesimale al bambino. La nostra tradizione ammette che ci sia una condivisione della gioia, così come del peccato, quando noi ricordiamo che le prime 2 persone che riconobbero Gesù furono Elisabetta e Giovanni. Il bimbo nel grembo di Elisabetta che condivise la gioia di sua madre, Luca 1,39. La visita di 3 mesi che Maria fece ad Elisabetta era in osservanza della tradizione della società biblica, in cui una donna incinta lasciava il proprio marito e le sue responsabilità e si recava a casa di un'amica o di un parente che potevano fornirle il necessario isolamento. Durante questo periodo ella pregava, leggeva le scritture e concentrava il suo pensiero in Dio al fine di dare al suo bambino un'anima formata nel più meraviglioso dei modi. Mamma mia, che spettacolo questa cosa! Vi rendete conto? Cioè, nella tradizione dell'epoca, nei primi 3 mesi praticamente che aveva concepito una donna, si metteva proprio di proposito a pregare in maniera speciale, a leggere scrittura, a concentrare il pensiero in Dio affinché tutto questo poi passasse al bambino come una benedizione specialissima. Vi rendete conto? Chi ascolta che ancora deve avere figli, coppie, fatelo, questa è una cosa meravigliosa, pregare si prega sempre. Ma pensate questa cosa, aiutiamo la scienza dimostra. Pensate come il vostro bambino verrà forte se gli insegnate e gli trasmettete la forza della preghiera, di poter confidare in Dio. Questa è una cosa straordinaria. Il metropolita ortodosso orientale Antonio di Sorozza parla a nome di molte tradizioni cristiane quando dice: non ci sono limiti alla comunione delle parole, ma non ci sono limiti alla comunicazione in altri modi. In ultima analisi, l'incontro tra un'anima e Dio avviene nel cuore del silenzio. Un incontro fra 2 persone avviene al di là delle parole, avviene dove c'è Dio. E nella Chiesa ortodossa insistiamo che quando una donna è incinta, ella deve confessarsi, mettere in ordine la sua vita, ricevere la comunione, pregare, perché la relazione che c'è fra lei e il figlio è tale che ciò che accade a lei accade anche al bimbo. Vabbè, che è quello che abbiamo detto, e anche se mi ricordo bene, Santa Ildegarda dice proprio che quando si concepisce un bimbo bisognerebbe proprio concepirlo in grazia di Dio, anche confessati, perché più
il concepimento è fatto nella maniera giusta e più le benedizioni che scendono sul bambino sono strepitose, strepitose. Allora, facciamo un minuto di silenzio perché queste cose sono meravigliose e chiediamo che lo Spirito Santo scenda veramente perché sempre più le creature possono essere accolte e curate in questo modo. Grazie Spirito Santo, perché ci hai fatti e ci vuoi come un prodigio proprio. Ci vuoi proprio fatti bene, curati bene. Continuiamo. Queste sono parole meravigliose, ma forse quando le si leggono si pensa ai propri figli viventi o defunti e si prova un senso di colpa o di paura. Forse siete una madre che è stata sottoposta a un grave stress durante la gravidanza, o un padre che non era pronto a essere padre quando il bambino fu concepito. Forse state pensando alle ferite che i vostri figli hanno avuto perché non siete perfette. Se è così, allora la cosa più importante da dire su come i feti possono essere feriti e come essi possono essere guariti. Barbara Shelmon racconta la storia di un bambino che fu profondamente ferito nel grembo materno e che fu guarito. Quando Barbara conobbe Jennifer, di 7 mesi, questa pesava ancora come la nascita, 6 libbre. I dottori dissero che Jennifer era la bambina più ritardata che avessero mai visto e consigliarono di metterla in un istituto. Barbara apprese dalla madre di Jennifer che aveva avuto 3 precedenti aborti spontanei e che si aspettava di perdere anche la stessa Jennifer. La madre era così sicura che ciò sarebbe accaduto che aveva eretto tutte le sue difese contro il dare la vita a Jennifer affinché non dovesse sopportare di doverla perdere. Ella comunicava a Jennifer: non venire al mondo perché non potremo sopportare di perderti. Naturalmente glielo comunicava a livello inconscio. Quando Jennifer nacque, non era letteralmente in grado di ricevere la vita, né di assimilare alcun nutrimento. Barbara pregò per quelle ferite che Jennifer patì nel grembo materno e chiese a Gesù di essere con lei, lì nell'utero materno, e di chiamarla alla vita dicendole che era desiderata, che si sarebbero presi cura di lei. 3 settimane dopo questa preghiera, Jennifer raggiunse il peso normale per una bambina di 8 mesi. E quando ebbe un anno e mezzo imparò a parlare e camminare. I feti nel grembo materno possono assorbire e ricordare sia l'amore che le ferite. Jennifer visse e le preghiere amorose che ricevette guarirono le ferite sofferte nel grembo materno. I genitori possono sempre chiedere a Gesù, che trascende il tempo, di guarire le ferite che loro stessi o i loro figli possono aver ricevuto nel grembo materno o successivamente durante la loro vita. Se Jennifer fosse morta, come i suoi fratelli abortiti, avrebbe lo stesso avuto bisogno di guarire le sue ferite e l'avrebbe potuto fare attraverso la preghiera di chi l'ama. Così come il bimbo può ricevere amore nell'utero materno, così può continuare a ricevere amore dopo la morte. Naturalmente io sottolineo attraverso la preghiera, come ci insegna la Chiesa. Ecco, continuiamo con quest'altro paragrafo meraviglioso. Le madri hanno bisogno di guarigione. Ecco, adesso la lezione ci insegna come tutti possono guarire e come le madri possono guarire i loro figli. Anche se in questo momento si sentissero delle madri che non hanno fatto tutto quello che potevano. La madre di Jennifer non riusciva a darle amore perché aveva bisogno di guarire le ferite causate dai precedenti aborti. Medici e ospedali spesso trattano gli aborti come se non fossero più seri di un raffreddore e li liquidano con una rapida terapia medica. I familiari e gli amici dicono sovente alle madri: non preoccuparti, puoi sempre averne un altro, come se il bambino morto fosse un anonimo pezzo di stoffa e non una persona unica. Ma quando le madri e gli altri familiari non soffrono per gli aborti o per i bambini nati morti, rimane spesso quel dolore menomante provato dalla madre di Jennifer. Una volta si pensava che un genitore avrebbe sofferto molto meno, se non per niente, per la perdita di un neonato che per qualcuno con cui aveva una relazione da più tempo. Ma studi recenti hanno scoperto che genitori che hanno da poco perso un bambino mostrano reazioni fisiche e psichiche dolorose simili a quelle viste in conseguenza della morte di un qualsiasi parente stretto. Inoltre non c'è alcuna differenza notevole nell'intensità del dolore per un aborto spontaneo
per un bambino nato morto o per la morte di un neonato. Anche negli aborti spontanei precoci, prima di affrettarsi a chiudere la questione, ha luogo un'intensa sofferenza. Larry Peppers e Ronald Knapp, autori del primo studio comparativo sulla sofferenza per aborti e per morti neonatali, concludono: i nostri dati ci danno la prova diretta dell'attaccamento prenatale. Evidentemente i legami affettivi si sviluppano presto in gravidanza. Sostenere che il dolore o il lutto sia proporzionato all'intimità della relazione porta molti ad affermare che anche la qualità di una relazione viene associata alla lunghezza della sua durata. I nostri dati sostengono che non è così e che l'intensità del dolore è tanto grande nell'aborto quanto lo è per la perdita di un neonato. Pepper e Knapp proseguirono l'indagine e scrissero Maternità e lutto, uno studio più completo su 42 madri che soffrivano per questo motivo. Essi scoprirono che tutte le madri soffrivano con un'uguale intensità, a prescindere dal tipo di perdita che avevano avuto. Il dolore più intenso di solito durava da 4 a 6 mesi dalla perdita e poi durava in forma meno intensa per altri 6 mesi o più. Gli stati tipici di questo dolore comprendevano trauma, disorganizzazione, rabbia, senso di colpa, vuoto e solitudine, sollievo e ripresa. Questi e altri studi dimostravano che molte donne non attraversano progressivamente queste fasi e sviluppano problemi psichici che vanno dalla depressione cronica, che richiede ricovero in ospedale, a un dolore ombra, un dolore costante o mancanza di reazioni emotive che impediscono di rispondere pienamente agli stimoli attuali. Quindi avviene come una paralisi, il dolore è come se le paralizza nelle emozioni. Perché il dolore per la perdita di un neonato è così intenso e duraturo? Le ricerche indicano tre motivi. Primo motivo: la mancanza del supporto o dell'incoraggiamento della comunità al fine di riuscire a esternare il dolore. Ecco, quanto è importante far esternare il dolore. Il dolore non va represso, va esternato. Gesù il dolore l'ha fatto uscire, l'ha preso su di sé sulla croce, non l'ha detto chiettelo, ma non lo va espresso in modo che va su Gesù che lo redime. La famiglia e gli amici spesso tentano di evitare di parlare di questa morte e incoraggiano la madre a dimenticarla, e spesso non c'è neppure il servizio funebre o gli altri mezzi ufficiali che caratterizzano il lutto. Ve ne accorgete anche quando, per esempio, una madre ha perso, non so, 4 bambini con un aborto spontaneo, poi gliene è nato uno, e quando gli dici quanti figli c'hai, gli risponde uno, invece che 5. Cioè gli altri 4 è come se non li considerasse. E questo ha bisogno di guarigione, perché non è possibile questa cosa, perché lei dei figli ce ne ha 5, 4 in cielo e 1 in terra. Poi, secondo punto, di solito non c'è un'immagine concreta del bambino a cui dire addio. Una donna disse riguardo a suo figlio nato morto: quando un bambino nasce morto non c'è niente, il mondo non ricorda niente e il vuoto nel grembo materno viene sostituito da un vuoto nelle due braccia. Non si registra una nascita o una morte, ma improvvisamente tutte e due. E questa è la contraddizione finale. Avvertivo di aver creato la morte. Mamma mia, pensate che è vero, il certificato di nascita corrisponde a quello di morte. Mamma mia, Signore. Pensate che dolore. Io quando ero cappellano al policlinico, la cosa più delicata è quando veramente tu vedi un bambino che sta veramente morendo, è una cosa veramente molto molto delicata. Terzo punto: il fatto che la morte sopraggiunge improvvisa e imprevedibile lascia la madre con rabbia e senso di colpa, perché molto è rimasto non detto e non fatto. Per esempio, una madre al culmine del dolore si sentiva così tanto colpevole per la morte del suo piccolo che andò alla polizia sei mesi dopo e confessò di aver ucciso suo figlio. Sebbene innocente, fu processata per omicidio e fu salvata dall'ergastolo soltanto perché un avvocato comprese il senso di colpa di una madre che soffre e richiese e ottenne una perizia psichiatrica. Mamma mia, pensate. Cioè si dava la colpa della morte anche se n'era stata lei.
Dottori e altri che sono diventati sensibili verso questi fattori per la perdita di un bambino hanno trovato molti sistemi per aiutare i genitori. Per esempio, punto A, promettere ai genitori di vedere e toccare il bambino a prescindere da quanto sia precoce l'aborto o da quanto sia danneggiato il feto nato morto. Un ospedale scoprì che non c'erano reazioni patologiche nelle madri che toccavano i neonati dopo la morte. B. Incoraggiare i genitori a dare un nome e a battezzare il bambino, nonché a organizzare un semplice funerale. Naturalmente sempre secondo le regole di Cristo e della Chiesa. Come ho detto io, è importantissimo pregare, far di una messa. La Chiesa, c'è proprio il funerale per i bambini non nati, c'è proprio la messa. Cioè non battezzati. C. Incoraggiare l'esternazione dei sentimenti di dolore. D. Gruppi di sostegno ai genitori e gruppi tesi a prevenire simili morti. Una coppia in lutto diede origine alla Michigan Leukemia Foundation per combattere la malattia che uccise il loro bambino. Invitarono altre coppie a unirsi a loro. Nelle 150 coppie che lavorano nell'organizzazione dal 1952 c'è stato un solo divorzio. Hanno trasformato il dolore in amore. La letteratura laica descrive molti di questi gesti d'amore per aiutare i genitori a superare il loro dolore per la perdita di un figlio, ponendo un'enfasi particolare sull'accettazione della perdita. Ciò che manca è ciò che guarisce il dolore più profondamente. Due punti. Sapere che possiamo avere in atto una relazione con un nostro caro scomparso, che possiamo entrare in questa relazione insieme a Gesù ogni volta che preghiamo, e così si guarisce profondamente. Adesso c'è un altro paragrafo, è uno più bello degli altri, infatti mi dispiace non poter finire tutto, ma lo finiremo magari un'altra volta. La potenza della preghiera per guarire un dolore intenso. Quando pregate con una donna che ha perso un bambino, è importante che si lasci che l'amore di Gesù tocchi le circostanze che causano l'intenso e prolungato dolore. Lo possiamo fare. Primo, incoraggiandola a condividere il suo cuore con Gesù, esprimendo il suo dolore e tutti gli altri sentimenti relativi alla morte del bimbo e alle circostanze ad essa collegate. Due, invitandola a chiedere a Gesù di darle il bambino da condividere e valorizzare con lui. 3. Permettendole insieme a Gesù di dire e fare tutte le cose che avrebbe voluto dire e fare per il bambino. 4. Chiedendole di dire a Gesù quali sono i modi in cui lei vorrebbe continuare ad essere in contatto con suo figlio attraverso lui in futuro. Quelli che seguono sono stracci di una lettera in cui Elizabeth descrive come ha sperimentato queste tre fasi pregando per un suo figlio nato morto. Ecco, qua fa proprio l'esempio. Sono sicuro che servirà a tante persone. Allora, Elizabeth ha avuto questo figlio nato morto e ha messo in pratica questi quattro passaggi che abbiamo detto adesso. Sentite proprio la testimonianza. Elizabeth condivide il suo cuore con Gesù, esprimendo il suo dolore e tutti gli altri sentimenti relativi alla perdita del bambino e alle sue circostanze relative ad essa. Continuava a piangere. Chiese a Gesù cosa dovevamo fare ed egli disse: perdona. Mi chiese chi dovevo perdonare. Mi dibattevo nella ricerca, mi ponevo domande, piangevo. Alla fine mi resi conto con chi ce l'avevo. Dio Padre. Non perdo tempo con un qualche tirapiedi, vado dritta al massimo. Urlai tutta la mia rabbia al Padre, come aveva potuto prendersi il mio bambino? Egli rispose che era il suo bambino, aveva contato i suoi giorni e disegnato la sua vita. Poi richiamai alla mente l'angoscia che provai quando l'ascensore si fermò per errore nella sala parto invece della sala operatoria. Poi richiamai alla mente l'angoscia che provai quando l'ascensore si fermò per errore nella sala parto invece della sala operatoria, dove il feto morto dentro di me doveva essere rimosso. Ricordando ciò gridai: perché mi fai questo? E gli disse: fidati di me. Non riuscivo a fidarmi di lui, ma avevo fiducia in Gesù.
Con l'aiuto di Gesù, quella sera finalmente fui capace di perdonare il Padre. Ma vedete in queste parole di questa donna, anche in alcune espressioni che lei usa, che ho letto e che appunto non conoscevo, ma ho letto adesso, e naturalmente si manifesta una rabbia, no? Una rabbia grande verso Dio che però va guarita, cioè non è una rabbia appunto, è una rabbia che va guarita, no? E poi punto 2, Elisabeth chiede a Gesù di condividere e valorizzare il bambino con lui. Mi sentivo come se lo tenessi dentro il mio cuore, un bambino, il primogenito. Gesù mi disse che potevo scegliere un nome per lui e che dopo lo avrebbe battezzato. Naturalmente questo si intende così come si può intendere nella Chiesa, cioè spiritualmente, insomma, no? Così come lo può essere pensato nella Chiesa. Punto 3. Elisabeth con Gesù dice e fa tutte quelle cose che avrebbe voluto fare e dire al bambino. Lo chiamai Michael, sentivo come se lo stringessi al cuore mentre dicevo quanto lo amavo e quanto mi mancava e ancora quanto desideravo conoscerlo. Poi miracolosamente Gesù lo battezzò, tra virgolette. Sebbene la preghiera di Elisabeth includesse molti degli elementi comuni della preghiera di guarigione per i bambini non venuti alla luce, per esempio perdonare Dio, battezzare il bambino, altre preghiere di questo tipo potrebbero focalizzarsi di più sul chiedere di ricevere il perdono dal bambino, oppure potrebbero incentrarsi sul perdonare il medico. Certo, che a volte la morte può essere dovuta anche a errori medici, quindi bisogna perdonare pure i medici. E questa grazia bisogna chiedere a Dio. È probabile che la successiva preghiera di Elisabeth si sarebbe soffermata a dire a Michael quanto lei avesse bisogno di lui come potente intercessore, e nel chiedere a Gesù di mostrarle come lei e Michael potevano continuare a dare e a ricevere amore reciprocamente attraverso Gesù, cioè attraverso la preghiera. La lettera di Elisabeth finisce con la descrizione di come questa preghiera la guarì così tanto da riuscire a amare di più Dio, se stessa e gli altri, no? E se pensate che è partita affermando alcune cose appunto, diciamo, molto delicate, e invece è finita che si è riconciliata con Dio, con se stessa e con gli altri. Quindi lo scopo di questa preghiera è quello di guarire il rapporto con Dio, con se stessa, col bambino e con tutti gli altri. Il più grande sollievo entrò nel mio amore per il Padre. La scomparsa del risentimento dal cuore, dalla mente e dallo spirito mi rese libera di ricevere ancora di più il suo amore. Quell'amore mi inondò di una gioia così profonda che non avevo mai provato prima. Era ancora più libera di amare me stessa come una donna, avendo scacciato il disgusto che avevo provato nell'aver portato la morte dentro di me. Ma ciò che crebbe particolarmente fu il mio amore per i miei due figli viventi. Non ce l'avevo più con loro perché erano vivi. Non me ne ero neppure accorta di provare risentimento verso di loro, ma una parte di me lo faceva. Il Padre mi benedì ancora l'anno dopo servendosi di me per portare altre due donne a questo tipo di liberazione. Una aveva abortito, l'altra aveva partorito un bambino morto. Sin dall'inizio Elisabeth aveva riconosciuto il suo bisogno di guarire, perché dopo la nascita di quel bambino morto il suo matrimonio finì col divorzio. Il 90% delle coppie in lutto si trovano in serie difficoltà coniugali dopo pochi mesi dalla perdita del bambino. Queste difficoltà sorgono principalmente a causa dell'incapacità di condividere il dolore. Quando è possibile, tentiamo di pregare sia con la madre che con il padre, e abbiamo scoperto che la condivisione della preghiera per guarire il dolore non solo guarisce entrambi i genitori, ma rafforza anche il loro matrimonio. Per questo la Chiesa fa fare la messa per i bambini morti prima del battesimo, dove sono presenti il padre e la madre, perché la coppia deve condividere il dolore per guarire, altrimenti si rischia che il dolore diventa un muro di separazione e si lasciano pure i loro, e anche addirittura la coppia stessa. Ecco, qua voglio dire una cosa molto importante. Quando si condivide
e si esprime il dolore verso Dio, anche la rabbia e tutto quanto, qual è un modo, il modo più giusto per farlo senza arrivare magari anche a peccare, perché sennò si rischia pure di peccare? È molto importante capire che la differenza fra quello che si sente e quello che si afferma, cioè un conto è dire a Dio, Signore, io mi accorgo che sento una grande rabbia verso di te, aiutami. Un conto è dire, Signore, io sono arrabbiata con te perché tu non mi dai. Cioè, quindi praticamente, allora, tutti i sentimenti si possono esprimere. Si può anche dire a Dio, Signore, io sento di essere rimasto deluso da te. Ma, cioè, gli dico soltanto quello che sento, ma questo non dico però, visto che sento questo vuol dire che tu non sei buono come Dio, che diventa un'offesa. Allora, come si fa a condividere i sentimenti? Questo si usa anche nella psicologia fra esseri umani. Tu con un essere umano ci puoi parlare, gli puoi dire, senti, la parola che tu mi hai detto mi ha fatto sentire tanto dolore, e quindi condividi quello che hai sentito e ti riconcili. Un conto che dici invece, la parola che mi hai detto mi ha proprio offeso, quindi tu sei proprio una persona spregevole. E allora a quel punto non si condivide più il dolore, si condividono la rabbia, le offese, pure le botte magari. Allora, come si fa a condividere bene i sentimenti con Dio, con gli altri e con se stessi? Semplicemente riconoscendo quello che si sente. Dire a Gesù, Gesù, io pensavo che questo bambino tu lo portassi alla luce. Quindi mi sento molto delusa di questa cosa, sento una grande rabbia verso di te, sento come se mi hai tradito. Però dire sento è semplicemente esprimere il dolore, ma non offende nessuno e permette di guarire. Ma spero di essermi spiegato su questa cosa, perché come vedete hanno portato la testimonianza di questa donna che naturalmente si è espressa come gli veniva, no? Però come vedete lei si esprime in un modo, ma Dio la corregge, no? Guardate qua, urlai tutta la mia rabbia al padre, quindi gliel'ha proprio urlata la rabbia. Come aveva potuto prendersi il mio bambino? E egli rispose il padre che il bambino era il suo, che aveva contato i suoi giorni e disegnato la sua vita. Ecco, quindi un conto è condividere quello che si sente, un conto che questo sentire ti porti a fare delle affermazioni sbagliate, non vere, che possono diventare delle calunnie, delle offese, delle cose inesatte e sbagliate. Ma spero di essermi spiegato bene, così che le persone possono esprimere i loro sentimenti, ma li esprimere in un modo che già di per sé stesso è terapeutico, cioè è di guarigione già, perché la rabbia uno può dire che la sente. E questo serve per guarire, ma non deve trasformarla in peccato, perché altrimenti non è più rabbia, ma diventa un peccato. Adesso leggiamo quest'altro paragrafo. Il dolore per i figli non voluti. Tra quelli che lessero la bozza di questo capitolo, c'erano diverse donne che avevano avuto aborti. Quando una di loro, Karen, lesse la parte seguente che paragona il dolore per un aborto spontaneo a quello per un aborto procurato, sbottò con rabbia. Come si può mettere a paragone me con una donna che ha scelto di uccidere suo figlio? Karen aveva desiderato profondamente un figlio e biasimava se stessa per il suo aborto spontaneo. Si sentiva in colpa per quei momenti della gravidanza in cui se l'era presa per il disagio dei suoi malesseri mattutini o aveva temuto i cambiamenti che un figlio avrebbe portato nel suo matrimonio. La rabbiosa reazione di Karen all'essere paragonata a donne che non volevano il figlio e che avevano deciso di abortirlo poteva essere dovuta a molte ragioni, compresa anche la rabbia verso se stessa, per i pochi momenti in cui non aveva voluto suo figlio, diciamo quando in qualche modo non l'aveva avuto neanche lei, anche se poi non aveva abortito, grazie a Dio. Come Care, ogni donna prova dei sentimenti ambigui riguardo al bambino, che le causerà parecchi mesi di disagio fisico che cambierà tutta la sua vita in un modo a lei ignoto. Sentimenti occasionali di rifiuto del proprio figlio non bastano a provocare un aborto spontaneo.
Le cause di questo sono complesse e vanno da un consapevole rigetto da parte della madre e quindi la mancanza di attenzione per il suo corpo di gestante, ai traumi emotivi che limitano la sua capacità di nutrire una nuova vita, ai fattori fisiologici, come nel caso di quei feti che sono malformati oltre ogni speranza di sopravvivenza. Non nemmeno una donna che fondamentalmente vuole il suo bambino e abortisce spontaneamente può sentirsi in colpa e dubitare di se stessa quando rievoca ogni momento della sua gravidanza in cui non era una perfetta madre in attesa. Magari gli comincia a venire il pensiero che, dato che per qualche giorno quasi mal sopportava di essere incinta, dice chissà se questo ha provocato magari l'aborto, no? Quindi si comincia, poi il demonio su questo ci lavora per far sentire in colpa la persona, per farla distruggere. Un esempio estremo di tale senso di colpa è la madre in lutto per il suo bambino che si consegnò alla polizia per omicidio, come descritto precedentemente in questo capitolo. Sebbene distorto, tale senso di colpa può realmente essere un segno di quanto amasse e desiderasse il suo bambino. Proprio come le donne che fondamentalmente vogliono il loro figlio possono provare sentimenti ambivalenti durante la gravidanza, così le donne che consapevolmente non vogliono il bambino hanno sentimenti contrastanti. Perciò spesso, come nel caso della madre di Jennifer, una donna cosciamente non vuole il bambino perché alcune ferite non guarite hanno oscurato i suoi sentimenti d'amore. Nonostante il loro senso di rifiuto nei confronti del figlio, anche queste donne soffrono se il bambino viene perduto per aborto spontaneo o perché muore prima di nascere, ed è probabile che provino un così grande senso di colpa ad arrivare all'angoscia e alla disperazione. Molte donne che hanno scelto di abortire hanno raccontato successivamente che perfino quando giacevano sul lettino della sala operatoria dissero al loro piccolo: «Mi dispiace, perdonami». Terry Selby ha scoperto che il 25% delle sue pazienti che hanno avuto aborti, che rivivono quell'esperienza durante la terapia, iniziano a tremare e a piangere, consapevoli di star rivivendo l'agonia della morte del loro bambino, esperienze che avevano sentito per empatia anche quando stava avvenendo l'aborto. La nostra esperienza nella preghiera di guarigione interiore conferma che le donne che scelgono di abortire soffrono per il loro bambino. Abbiamo spesso pregato con donne che molti anni dopo un aborto combattono ancora con un dolore risolto. Il dolore per un aborto può rimanere sepolto a causa del profondo senso di colpa ad esso legato. Sebbene le donne che abortiscono spontaneamente e quelle che lo fanno volutamente possono entrambe provare sentimenti ambivalenti, la donna che decide di abortire è diversa da quella che lo fa non per scelta, per il fatto che è coinvolta attivamente nell'azione di togliere la vita a un altro essere umano. Non potremo mai sapere tutte le pressioni interne ed esterne che l'hanno portata a fare questo gesto e perciò non possiamo giudicarla. Ma una tale donna spesso nel suo subconscio teme il giudizio così tanto da non riuscire a sopportare e dover affrontare i suoi complessi di colpa. Abbiamo pregato con donne che combattevano ancora con sensi di colpa non risolti e soffrivano per aborti avuti anche 50 anni prima. Solo quando queste donne chiesero e ottennero il perdono dal loro bimbo morto e da Gesù furono libere dalla tortura del senso di colpa. Molto importante, no? È molto importante confessarsi, no? Se anche una donna ha fatto una cosa così brutta, ma Dio è morto anche per guarire questi peccati, e poi quel bambino, come tutti i defunti, sarà risorto. Quindi Dio riparerà questa cosa che ha fatto la donna, quindi la donna può essere perdonata. Tuttavia, quando io, Sheila, effettuai un progetto di ricerca sugli effetti psicologici e spirituali dell'aborto, rimasi perplessa nello scoprire che molti studi sostenevano che c'è un effetto negativo scarso o addirittura nullo. Tali studi di solito sono basati su un'indagine effettuata attraverso questionari compilati da donne che hanno avuto aborti. Poi trovai un articolo del dottor Ian Kent e colleghi che hanno avuto la mia stessa perplessità. Il dottor Kent aveva osservato 50 donne che avevano fornito una vasta gamma di motivazioni per entrare in psicoterapia, ma nessuna collegata all'aborto. Dopo un lungo periodo di trattamento, quando avevano instaurato con il loro terapeuta
un profondo rapporto di fiducia, esse rivelarono un precedente aborto e cominciarono a esprimere sentimenti di sofferenza per quella perdita, amore, rimpianto e identificazione con il loro bambino abortito. Dottor Kent si poneva domande sulla dipendenza rilevata fra le sue osservazioni e numerosi studi che sostenevano che gli effetti negativi dell'aborto erano scarsi o nulli. Lui e i suoi colleghi formularono un questionario tipico, effettuarono uno studio su 72 donne, ottennero gli stessi risultati degli altri studi, effetti negativi scarsi o nulli. I risultati evidenziavano una generale assenza di incidenza con scarse emozioni intense, ma esaminando i dati più da vicino egli concluse che proprio l'assenza di effetto era in realtà un torpore emotivo che è un effetto negativo in sé e per sé. Dottor Kent crede che la ferita dell'aborto sia così profonda che viene repressa e che raramente sarà rivelata al di fuori di un profondo rapporto di fiducia. Sono stati pubblicati parecchi altri studi che confermano il lavoro del dottor Kent e che rivelano un senso di colpa cronico, depressione, nell'anniversario dell'evento, malattie psicosomatiche, abusi di droga e alcol, tentativi di suicidio, esaurimenti nervosi e altri sintomi in donne che hanno avuto aborti. Il direttore regionale dell'Anonima Suicidi dell'Ohio riporta che sulle 4.000 donne con cui il gruppo aveva contatti per un periodo di 35 mesi, 1.800, il 45% di esse, aveva avuto aborti. Il problema del senso di colpa si ritrova anche in altre culture. Il Wall Street Journal ha di recente riportato che donne giapponesi che avevano abortito 35 o 40 anni prima vanno in numero sempre maggiore nei tempi buddisti, dove pagano $115 per un rito al fine di liberarsi del loro complesso di colpa per l'aborto, avvertito a causa di incubi ricorrenti. Il rito include la dedicazione di statuette ai neonati abortiti. Il complesso di colpa dovuto all'aborto è il tema di un saggio dello psichiatra dottor Arthur Kornabar, in cui egli riporta le storie relative al caso di pazienti che abortirono i loro figli, si sentivano colpevoli in misura maggiore o minore a seconda del grado di sviluppo della loro spiritualità ed emotività. Le due che erano le meno sviluppate spiritualmente, emotivamente, sentivano cosciamente poco senso di colpa o poco dolore. Le due che lo erano maggiormente lottarono contro il senso di colpa e il dolore, una si uccise veramente. Forse lo studio del dottor Kent e del dottor Kornabar spiega perché donne che hanno avuto aborti e che arrivano a conoscere Gesù così spesso chiedono la preghiera di guarigione. In un profondo rapporto di fiducia con Gesù e con altri cristiani possono cominciare a scoprire e a condividere i loro sentimenti e quando la loro vita interiore cresce anche la consapevolezza della ferita dell'aborto aumenta. Un aborto causa una così profonda ferita che perfino le cellule del corpo lo ricordano anche se la mente cosciamente lo ha dimenticato. Questo l'ho imparato quando pregai con Marta. Il suo pastore e io stavamo pregando per lei per Susan, sua figlia di 18 anni con molti problemi. Susan aveva frequenti eccessi d'ira contro i familiari. Niente sembrava aiutare Marta o Susan fino al giorno in cui mostrare la donna del materiale sulla preghiera per i bambini abortiti. Il giorno seguente Marta venne da noi con qualcosa che non aveva mai condiviso prima. Aveva avuto un aborto prima che Susan nascesse e poi aveva tentato di abortire anche Susan. Durante i 23 anni successivi all'aborto non era stata consapevole degli effetti negativi e se n'era virtualmente dimenticata. Marta chiese il sacramento della riconciliazione e poi partecipammo a una messa di resurrezione per il bimbo morto e per tutte quelle parti di Susan che erano morte durante il tentativo di aborto. Durante la messa la schiena di Marta cominciò a dolerle, il dolore si spostò allo stomaco e proprio al momento della consacrazione cadde sul pavimento. Per i successivi 20 minuti Marta provò tutto il travaglio del parto, ebbe le contrazioni e ci disse che si sentiva come se la sua fronte fosse madida di sudore e come se ci fosse sangue intorno a lei. Pregammo per Marta invitandola a dare il suo bambino a Gesù e a Maria perché se ne prendessero cura. Quando i dolori cessarono, Marta poté rialzarsi e riprendere la liturgia. Il giorno dopo ci raccontò che non sentiva più quel dolore cronico alla schiena per la prima volta dopo anni. Disse: mi sento davvero bene dentro, ora, come se un fardello fosse stato sollevato, come se tutto fosse davvero finito. Ora posso respirare, posso parlare. Il dolore di Marta per il suo bambino abortito era così sepolto
era stato sepolto così profondamente che non sapeva più cosciamente neppure che esistesse. Si chiama rimozione. Le cose brutte a volte uno le rimuove anche inconsciamente, no? Poi non so psicologo, però a volte questo può capitare. Poi non so se capita cosciamente o no. Durante i mesi successivi la figlia di Marta, Susan, migliorò gradualmente. Sembrava probabile che i violenti eccessi d'ira di Susan stessero esprimendo il trauma dell'aborto serrato nella schiena di Marta, perché dopo l'eucarestia non solo il dolore alla schiena di Marta venne guarito, ma anche le crisi di Susan cessarono. Susan cominciò a essere legata ai membri della sua famiglia con più amore di quanto mai avesse provato prima. Se avessi potuto continuare a pregare con Marta, avrei chiesto a Gesù di guarire in lei qualunque ferita l'avesse spinta ad abortire il suo bambino. Molti studi indicano che non solo la perdita di un bambino per aborto spontaneo, provocato o perché è nato morto, ha bisogno di guarigione, ma la perdita stessa può essere un sintomo di una precedente ferita. Nello studio del dottor Kent su donne che avevano abortito, riferito prima in questo capitolo, egli scoprì che in moltissimi casi queste donne avevano madri tendenti a rigettare la gravidanza, che inconsciamente o anche consapevolmente avevano desiderato di abortirle. Il dottor Kent crede che gli aborti delle sue pazienti fossero una forma di suicidio simbolico, poiché avevano ritorto su di sé il rifiuto delle loro madri e se ora desideravano distruggersi. In un altro studio non pubblicato, su 40 di queste pazienti con una storia d'aborto, la terapista Terry Selby scoprì che il 75% di esse avevano subito abusi sessuali da bambine, il 50% avevano subito violenza fisica e il 50% aveva sofferto la morte di un genitore, del coniuge o di altre persone che contavano per loro e per le quali non avevano esternato il proprio dolore. Sebbene non avessi potuto continuare a seguire Marta per la guarigione delle ferite che stavano dietro il suo aborto, potei farlo con Diane, un'altra donna che soffriva per gli effetti postumi dell'aborto. Diane aveva abortito a 17 anni, 9 anni prima di venire da noi. Era così traumatizzata dall'aborto che trascorse parecchi mesi in un ospedale per malattie mentali e durante i successivi 9 anni indugiò in frequenti comportamenti autodistruttivi come abuso di droga e tentativi di suicidio. Quando Diane venne per la prima volta per la preghiera, portò la sua bambina nata da poco, Sara, che stava considerando di dare via in adozione perché era convinta che nessun figlio l'avrebbe voluta come madre. Non appena Dennis pregò con Diane, ella sperimentò il perdono incondizionato del suo bambino abortito e un profondo scambio d'amore tra di loro. Dopo la preghiera, molto dell'odio che Diane provava verso se stessa era scomparso. Si sentì degna di essere madre e decise di tenere Sara. Vedete, le cose se non vengono guarite si ripetono, e come guariscono? Col perdono, chiedendo perdono, perdonandosi e perdonando. Le catene non finiscono, le catene si prolungano e gli anelli aumentano se si interrompono col perdono. Il perdono interrompe tutte le catene di odio, di qualunque cosa. Non cessai di seguire Diane e appresi di più sul suo passato quando cominciai a pregare con lei. Sua madre Jan aveva perso il suo amato padre mentre era incinta di Diane. Jan passò il resto della gravidanza in profondo dolore e piena di rancore verso i parenti e verso suo marito che non l'avevano portato a trovare suo padre prima della morte. Quando nacque Diane, il cordone ombelicale era attorcigliato al suo collo e sia lei che la madre rischiarono di morire. Durante tutta la sua fanciullezza Diane faceva terribili sogni, sognava di annegare. I sogni cessarono quando a 16 anni di età cominciò ad assumere droghe. Diane subì abusi sia fisici che sessuali durante la fanciullezza. Quando le ferite dell'aborto di Diane furono guarite, vennero a galla tutte queste altre ferite. Il suo senso di colpa per l'aborto era stato un blocco interiore che aveva impedito all'amore di Dio di raggiungere una qualsiasi parte di lei. Quando pregammo per le sue ferite precedenti, Diane cominciò a considerare il suo aborto soltanto come un sintomo di come si era sentita così tanto ferita da arrivare a odiare la vita stessa. 15 mesi dopo la nostra prima preghiera con Diane e dopo parecchie sessioni di preghiera successiva ci disse: «Non devo più fingere di essere felice. Non devo più riempire la mia solitudine con la droga e l'alcol.
La prima volta nella mia vita mi sento davvero in pace. Donne come Marta, sua figlia Susa e Diana non sono le sole che portano un dolore risolto nel cuore a causa dell'aborto. Il saggio Uomini Aborto dei sociologi Arthur Sostak, Gary McLeod e Lynn Seng sostiene i risultati del loro studio degli effetti dell'aborto su 1000 uomini. Essi concludono: l'aborto è un grande trauma non riconosciuto per gli uomini, forse l'unico che moltissimi uomini devono ancora affrontare senza aiuto. Durante l'esperienza dell'aborto, sebbene questi uomini abbiano potuto apparire freddi mentre cercavano di adempiere l'aspettativa della nostra società, che l'uomo deve sempre mantenere il controllo, moltissimi di loro avvertono un senso di isolamento, dolore, colpa, rabbia verso se stesse e le loro compagne. Hanno pensieri e sogni ricorrenti sul bambino e avvertono paura di danni fisici o psichici alle loro donne. Come uno di loro disse, è una ferita che non si può né vedere né sentire, ma che esiste. Sebbene gli autori di Uomini e Aborto abbiano preso posizione a favore dell'aborto, essi raccomandano una direzione spirituale post-aborto per aiutare i uomini a piangere la perdita del loro figlio. Ecco, questo è molto molto importante e vorrei continuare perché c'è tutta un'altra parte meravigliosa, ma la farò, se Dio vuole, nella prossima catechesi. E però ecco, voglio veramente che questa catechesi aiuti ad accogliere come persone le creature fin dal concepimento e fino alla loro morte naturale, come ci insegna la Chiesa. Questa catechesi credo che aiuterà tantissime persone a comprendere meglio che siamo fatti come un prodigio, e quando una mancanza d'amore c'è anche nel grembo, Dio vuole che quella mancanza d'amore sia guarita, e si può guarire anche oggi, perché per Dio non ci sono né spazio né tempo, può guarire qualunque cosa. Quindi vuole essere proprio un annuncio di resurrezione anche per quei bambini che sono stati abortiti e che risorgeranno con Cristo come defunti. Quindi Dio guarirà anche questa piaga qui. Per questo le donne che hanno abortito possono avere fiducia di essere perdonate, si possono andare a confessare. E naturalmente noi facciamo tutto il possibile perché i bambini siano sempre accolti, non siano abortiti, siano amati. Avete sentito che cosa si diceva prima? La più grande causa di trauma in grembo non è tanto la perdita del coniuge, ma la lite fra i coniugi. Le mancanze d'amore. Però la cosa importante da capire è che questi traumi si trasmettono non per dolori passeggeri, ma quando veramente la madre prova questi dolori per un certo tempo in maniera intensa. Allora spesso si trasmettono anche al bambino. Allora ecco, vogliamo proprio finire chiedendo al Signore che benedica noi, tutte le persone che stanno ascoltando, tutte quelle che ascolteranno, e che questa catechesi serva perché per chi deve ancora avere un bambino lo possa veramente accogliere e nella maniera migliore, concepire nella maniera migliore e passare soprattutto i mesi in grembo a pregare, a cercare di pensare cose buone che si trasmetteranno poi al bambino, perché i 9 mesi in grembo sono come le fondamenta di una casa. Se in quel momento si trasmettono cose buone al bambino, lui se le porterà per sempre. Però se anche questo non fosse avvenuto, si può guarire anche dopo, come avete sentito. Quindi è un messaggio di speranza, perché Cristo risorto ha vinto tutto, ha redento tutto, e con lui c'è sempre possibilità di essere guariti, perdonati, e di essere felici, e di recuperare ogni cosa, anche le più brutte. Adesso vi do la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente per intercessione di tutti i santi bambini che pregano come intercessori, come santi in paradiso, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene nella Divina Volontà.